il nostro collega ci ha provato, però a un certo punto questa lontananza totale dai carboidrati per un periodo così lungo non riusciva a sostenerla. Ha fatto un errore perché 10 giorni non erano per lui, 10 giorni erano per qualcuno che aveva 50 kg più di lui, quindi se vogliamo, nel mio libro è spiegato benissimo, lui avrebbe dovuto fare tra i 5 e i 6 giorni, avrebbe perduto 3 kg e in seguito avrebbe accumulato tutti i legumi e non bisogna neanche dimenticare, ricordiamolo anche al professor Migliaccio, non bisogna dimenticare che dal primo giorno della fase d'attacco in cui si mangiano le proteine c'è l'avena che è ricco di fibre e di carboidrati estremamente lenti. Nel momento in cui il signor giornalista di cui ha dimenticato il nome ha perso tanti chili, significa che ha perduto forse 3 kg di grasso e 3 kg d'acqua. E questa acqua è ritornata lentamente quando poi lui ha introdotto i legumi. Si è vendicata. Insomma, ha fatto un piccolo errore, ha mancato il bersaglio, ha voluto andare troppo velocemente, ma ricordo, lui stesso ricorda di aver avuto un passato da sportivo e ha forzato un po' il suo metabolismo bruciando tantissime calorie, abituando il suo corpo a bruciare calorie mangiando liberamente. Quindi se vogliamo è un caso particolare il suo, per quanto lo possa vedere in televisione questo signore non è che sia davvero così pesante come ci racconta. Beh, insomma, dice di dover perdere 15 kg. Io vorrei cogliere l'occasione per dire che non bisogna dimenticare che il problema del peso nel mondo riguarda oggi 1.300.000 persone e questo problema del peso è stato classificato dall'OMS come il quinto flagello dell'umanità. Dietro al cuore e al cancro è nascosto un nemico che avanza mascherato, che è il sovrappeso. Secondo me, che ho studiato le statistiche ufficiali delle assicurazioni e delle mutue di assicurazioni, posso dire una cosa: il sovrappeso è il primo serial killer dell'umanità. Il professor Migliaccio mi ha fatto un cenno, grazie dottor Ducani, il professor Migliaccio mi ha fatto un cenno 30%. Il 30% dei tumori sembra siano collegati alla cattiva alimentazione. Dottor Ducani, lei prima ha detto che l'EMME, che questa dieta viene fatta da un comico. Perché secondo lei da un punto di vista scientifico è devastante? Ma quando c'è una trasmissione così importante come Porta a Porta, che si rivolge a un pubblico così importante, io penso che ci sia una responsabilità a lasciar dire qualunque cosa. Allora, quando ho detto all'inizio che era un comico, non sapevo fin dove si potesse spingere, ma adesso quando dice agli italiani che non bisogna camminare, che non bisogna muoversi, beh, qui non è neanche più comico, è tragico, è un grosso pericolo, perché camminare significa far funzionare il proprio corpo. Se siamo esseri umani è perché ci muoviamo, perché siamo eretti, marciamo su due gambe, e in questo atto simbolico noi siamo diventati uomini. Oggi noi viviamo con la tecnologia ci fa vivere anche senza il nostro corpo, e questa è una parte che spiega anche perché abbiamo guadagnato peso, siamo ingrassati. Ci sono degli studi americani di altissimo livello scientifico che hanno mostrato che quando c'è un'attività regolare, un'attività fisica, tutti i giorni, quotidianamente, quando si cammina almeno 20 minuti al giorno, si producono, ascoltatemi bene, si producono della serotonina nel nostro cervello e della dopamina. Serotonina è l'ormone, è il mediatore chimico, che dà la voglia di vivere, e la dopamina è ciò che dà l'energia vitale, cioè quando si cammina durante una dieta si hanno maggiori possibilità di avere motivazioni, energie per fare questa dieta. Questo lo volevo dire, quest'uomo al quale viene dedicato del tempo in questa trasmissione non apporta nulla, è simpatico, carino, d'accordo, però non ha nessun retroterra scientifico ed è una cosa desolante, perché potrebbe anche diventare pericoloso. Professor Migliaccio,
Devo dire che l'approccio del professor Lucano è veramente eccezionale, lo condivido pienamente. Possiamo anche non essere d'accordo su determinate cose, ma il suo approccio alla problematica è scientifico e intelligente. Possiamo non essere d'accordo su determinate cose, mi è sfuggito la faccenda della vela nelle prime giornate, ma più che dimenticato mi ero completamente sfuggito. In tutti i modi possiamo avere una discussione su base scientifica, ma ovviamente mi piace l'approccio che ha. Ecco, cioè lei dice appunto che non è serio e non è soprattutto pericoloso dire alla gente che se cammina si ingrassa. No, insomma, assolutamente, ma ecco, ma abbiamo tantissime cose in comune. Fisica, ho detto che si ingrassa, blocca il dimagrimento. Sì, scusi, abbiamo tante cose in comune con il dottore. Cioè abbiamo la base, base comune, poi possiamo discuterne. Tra l'altro lui parla di un periodo di tempo limitato. Dottor Ducan, prima di lasciarci, al di là della sua dieta che ci ha spiegato molto bene, tra le tante diete che vanno in giro, qual è quella che si avvicina di più alla sua? Cioè lei che consiglierebbe in alternativa o che comunque trova corretta? Ecco. Guardi, c'è una cosa di cui non abbiamo parlato e che è importante, cioè la dimensione psicologica. Il modus vivendi nella società moderna e il comportamento associato. Io considero, dopo 40 anni di esperienza, su una quarantina di migliaia di persone che ho visitato in vita mia e alle quali sono stato sempre molto vicino, io considero che il sovrappeso è un marker di una difficoltà ad andare avanti con il modo di vita attuale. Le donne che ingrassano hanno di solito un malessere nella vita, delle contrarietà, degli stress, dei problemi affettivi e soprattutto una difficoltà a riconoscersi nella vita. Insomma, io considero che se noi aiutiamo queste persone a dimagrire, possiamo, e qui posso citare una riflessione di una persona che ho visto una settimana fa, una donna che era dimagrita e che mi ha detto: dottor Ducamp, quando dimagrisco bene ed efficacemente ho più piacere a mangiare. Quando si aiuta qualcuno con 15-20 kg da perdere, da dimagrire, queste persone ritrovano la gioia di vivere. In Francia ci sono 20 milioni di persone in sovrappeso con 300 nutrizionisti. Chiaramente, come si può, mettendo in relazione queste cifre, si capisce benissimo che non è possibile chiedere al medico o soltanto al medico di far dimagrire così tanta gente. Allora io prevedo delle soluzioni che sono soluzioni di massa, se vogliamo, che consentono di far dimagrire molte persone. E il primo di questi mezzi che io ho utilizzato, prima di tutto negli anni 2000, era il libro. Oggi ci sono 24 milioni di persone in tutto il mondo che hanno letto i miei libri. Oggi, da circa 3 o 4 anni, ho creato un sistema di coaching tramite internet, perché a mio avviso questo coaching via internet rappresenta il futuro della guarigione del sovrappeso. Sul mio sito europeo ho avuto qualcosa come 250-300.000 persone e io sono un'ora in diretta su questo sito di coaching con i miei pazienti, con i miei clienti, e con me ci sono una decina di persone, di nutrizionisti, di dietisti che mi aiutano. Secondo me questo è il futuro del sovrappeso. Questo volevo dire agli italiani, perché oramai c'è anche un sito in italiano, dietaducan.it, www.dietaducan.it, e io consiglio vivamente a coloro che possono farlo di essere seguiti quotidianamente attraverso questa nostra dieta, secondo, naturalmente, in accordo col medico di famiglia, perché per dimagrire bisogna essere seguiti dal medico di famiglia. È importantissimo avere un equilibrio per vedere se tutto va bene, se funziona bene la tiroide, se non c'è diabete, se non c'è colesterolo, eccetera, eccetera. Insomma, grazie bisogna molto. Lasciare Hollywood ai comici e passare le cose importanti alla gente importante. Ci sono persone che soffrono di sovrappeso che un giorno staranno male. Il nostro ruolo medico è quello di aiutarli e di ridare loro della fiducia, della qualità di vita, riportare e ridare loro la voglia di vivere. Bene, grazie dottor Ducamp per essere stato con noi.